Amici ed amiche, una buona giornata a tutti da Un'idea di ATP ed eccoci qua con il gioco a caso. Ve lo ricordate? Cominciamo a fare le cose che avevo lasciato a metà e andiamo avanti con lo sceriffo Cliffhanger. Avevo già fatto un episodio del gioco che mi aveva chiesto Maurizio Casolari, è passato un sacco di tempo. Avevamo fatto la prima fase di questo divertentissimo gioco che prende chiaramente ispirazione da Willy il Coyote. Ce lo ricorderemo tutti, è stato un capolavoro, è stato uno dei giochi più divertenti su Commodore 64 e andiamo a proseguiamo con il gioco, perché adesso viene il bello, perché nella prima fase era una fase dove il gioco ti lasciava tranquillo, nel senso che si perdevano poche vite raramente, invece adesso le trappole, se sbaglieremo, anche per noi diventeranno mortali. Comunque, attenzione, leggete bene, Un'idea di ATP e il mio amico Jojo. Musica, 2 punti, ATP. Sì, era il lontano 1986, avevo 7 anni e preso così dall'ispirazione che ho visto il cartone, appunto, Willy il Coyote, ho detto, ma sì, perché non facciamo anche il gioco lo sceriffo? E mi sono messo lì insieme al mio amico Jojo e abbiamo programmato questa cosa. Poi qualche stronzo è venuto e ci ha rubato l'idea e ha rifatto il gioco con il nome di Cliffhanger, ma cioè, ci rendiamo conto. Vabbè, comunque questo è il passato. Andiamo, io ho rifatto il gioco perché ho perso il salvataggio, ovviamente. Ho rifatto la prima parte, ho perso il salvataggio che è di Zelda, così almeno adesso se devo andare avanti con quello devo rifarlo tutto, vabbè. Ma questo non fa niente, quindi sono arrivato, ecco qua, caricato. E andiamo sulla seconda fase di questi divertentissimi giochi che adesso sono mortali. Non ho provato prima di registrare, perché è bello, è giusto che sia così, è giusto che sia fresco, è giusto un'esperienza fresca dopo tantissimo tempo, così almeno, perché è un gioco bello quando non si conosce gli effetti delle trappole, è divertente anche per quello, quindi probabilmente non supererò questa seconda fase, ma andremo a vedere almeno i livelli, poi magari porterò avanti così a telecamere spente e poi magari vedremo anche la terza fase, ma partiamo e ciac, azione, ecco qua nuovi tipi di trappole, sempre lo sceriffo e il contro il bandito. Qui adesso che cazzo, ecco qua devo saltare 3 o 4 volte per far cadere quella, questo no, 5 niente, però non sono morto fortunatamente, c'era il palloncino che mi ha salvato, lo spuntone, andiamo a vedere lo spuntone ancora, ma non è, ha cambiato nome, era quello, si chiamava lo spuntone anche prima, che cazzo cambia, 4 volte, 1 2 3, aspetta, ecco adesso però sono morto. Lo spuntone mi ha fottuto, lo spuntone, ecco qua bisogna stare attenti perché sembrano come apparentemente come quelli della prima fase, ma sono mortali anche per noi, questa sembra facile, ma vai, no, vai, che cazzo è successo, si è inchiodato il gioco, porca puttana, riproviamoci, si è inchiodato tutto, so che cazzo è successo, non fare così, sceriffo, sempre meglio giocarlo sul vero Commodore 64, non succedevano queste cose, succedevano altre cose ma non queste, oh, ancora come prima, cazzo, 1 5 e l'altro 4, finiscilo e finiamolo, guardate che casino, il problema qua che non ricordarsi, bisogna, c'è tutto un meccanismo strano, buonanotte su questa, attenzione, non torna, no, mamma mia che culo, vedete, torna indietro e però non sono morto e questo è bene, galoppo ancora, questo però è quello che devo dargli appena 4, 1, 2, 3, aspetta, 1, 5, 1, 4, non mi ricordo più, questo sembra anche fattibile, però no, cazzo, 5 anche questo, però volo giù anch'io, niente, sono, come faccio a salvarmi se non c'è il palloncino, attacco, sembra facile, no, sarei morto né più né meno, guardate che stronzi,
sarei rimasto lì. Sì, buonanotte, ero proprio uccidermi del tutto. Due tiri. Queste qua mi fanno paura, mi fanno paura. Oh, non sto prendendo una, eh. Non sto prendendo neanche uno. Cazzo, è difficilissimo, non me lo ricordavo. So che... Vai. Sì, buonanotte. Adesso mi tornerò indietro a schiacciarmi. Vai. Ti conosco. L'importante è risparmiare vite. Ah, che casino qua. Questo sembra... Aspettate. Vai. Buona... Ma no! È esplosa la bomba in faccia. Il boomerang imprevedibile. Attenzione, qua sembra come l'altro, ma... No! È fortissimo. È bastardissimo, è fortissimo. No, dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Stai fermo. No, questa è una vita persa. Da pirla. Già è game over, mi sa, eh. Non sto prendendo neanche uno. Infatti game over, ma noi fortunatamente abbiamo salvato. Barriamo e riproviamoci. Che stronzo che quel gioco qua. 5 sono 1, 2, 3, 4. Adesso cazzo voglio almeno... Oh, non devo beccarne ancora uno, eh. Vai. Niente da fare, niente da fare. Devo aspettare ancora. Che cazzo è questo? Questo mi esplode in faccia di sicuro. Non mi ricordo più che cazzo fa. Stivolo, vai via. No, cazzo. Attenzione, era solo... Ma no, solo... Ma no, ma sto facendo proprio... perché devo capire un attimo cosa fa cosa e chi fa chi. Qua com'era? Vai. Che cazzo succede? Era quasi giusto, eh. Morto? No, non è morto quasi però, A caso, ma... C'è tutto dietro un meccanismo completamente folle. Qua mi... Vai! Bellissimo, è esplosa. La bomba in faccia, è esplosa. Ancora il boomerang imprevedibile. Ma come cazzo faccio a evitarlo? Vai via da lì! No! Sono morto di nuovo. Porco cane, ma... Difficilissimo. Questo devo farcela. 2, 3, 4. Devo aspettare tantissimo. Forse se muore prima lui di me vale lo stesso. Muori! Niente da fare, ma cazzo! Difficilissimo. Attenzione, qua sembra... Sembra che non ci siano pericoli, ma... Ma vai, lancia la bomba, che cazzo succede? Niente, tutto un... Deve fare un giro folle per andare a prendere un casino, veramente... Comunque... Questo è gameplay, questo è divertimento, questo... Ah, questa aspetta, sì, ce l'avevo fatta quasi anche prima, troppo tardi, questo è fattibile, non morire così, ma... Ah, che culo. Dopo lui va in giro, va zonzo, finiscilo. Questo l'ho già fatto anche prima, non mi ricordo già più da dove viene, che meccanismo strano, buonanotte, quasi però, eh. Bisogna giocarci tantissimo per ricordarsi i tempi. È una meraviglia. Nuova altalena. Cosa farà mai questa nuova altalena? Sembra uguale, identica alla vecchia altalena. Ma... No, cosa fai? Ma no, vai via! La nuova altalena... Funziona in maniera leggermente diversa dalla vecchia. Palla a motore. Mi spaventano tantissimo quelle cose qua. Mi spaventa tantissimo. Attenzione. Colore di quel masso qua, per me mi esplode in faccia. Fai cose, rimbalzi strani, e lo sapevo che tornavi indietro, ma però almeno questi li evito. Niente, sì, prenditi a martellate, però almeno così non si perde la vita. Ancora, finiscilo. Oh, ne ho preso neanche uno, pazzesco. Grandissimo, finalmente. Oh, adesso sì, finalmente lo spuntone. Ancora sono qua, ancora con quel coso qua. Questo sembra facilissimo, ma... 3. 5 era? 4. Questo è qua. Difficilissimo. Questo... Non mi ricordo più cosa faceva. Anche il momento qua dell'attesa è... Vai! Ma no, ancora si è bloccato qua. Qua c'è qualcosa nel gioco che mi fa inchiodare tutto.
c'è proprio qualcosa nel gioco da... Non so se... Nel gioco, nell'emulatore che mi rompe il cazzo col monitor. È sempre in quel... Dai, mollalo giù! Tic tac! Tic tac, sono i tic tac. Qua mi spaventa quel coso qua. Mollalo! Ehi! Guarda che mi è esplosa in faccia prima questa. Quasi però. È da sapere un attimo le trappole. Forza magnetica. Questo è come l'altro. Siamo un po' più grande. Una tonnellata pesa. Funziona come la prima fase. Boh, chi lo sa. Dai, prendila, prendila. Ma prendi il magnete! E muore con un coglione. Attacco. Attacco alieno. Muori. Ah sì, è qua dove me... Qua secondo me per salvarti devi volare giù così. Se si ha la fortuna che... Pallamotore, casino, non sto prendendo mai neanche uno. Vai. Mamma mia, quasi questo. Vai via da lì. Difficilissimo, cavolo. Veramente difficilissimo, ma... Eterno. Attenzione qua, che cazzo è? Qua... Ma tutta quella cosa qua mi fa paura. Mi fa veramente... Voglio vedere cosa succede perché... E lo sapevo. Guarda che stronzi, guarda che... Però non mi hai fregato, però non mi hai fottuto. Su e giù, boom. Su e giù, boom, mi spaventa. Vai. No, 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 no. Queste sono le morti più idiote che lo spuntone. Siamo ancora qua con qualcosa qua. Niente, oh, non ne becco neanche uno. Veramente uno schifo totale. Se sto qua, 2, 3. Secondo me con 4 colpi va giù. Ma poi vai. Niente da fare. Muoio come... Come cazzo faccio a non morire qua? L'ultima. L'ultima. Forse se sto qui... No, va da solo, si ferma da solo. 1, 2, 3, 4. Non so come cazzo fare a salvarmi qua. Non mi ricordo più se c'era il modo per salvarsi. Muori maledetto, muori maledetto. E sono morto io. Sono morto io perché è giusto che sia così. E qui l'abbiamo già fatto, boh. Qua mi sfrenerà addosso la montagna come minimo, di sicuro. Ma come fai qua, non mi ricordo. C'è stato un piccolo problema, c'è stato un piccolissimo problema. Attenzione, un grosso problema. Che cazzo devo fare qua? Mi spaventano tutte quelle bombe qua. Ho fatto anche prima, mi esplode in faccia, attenzione. Lo sapevo. È troppo forte. Come sceriffo non valgo tantissimo. Hanno vita facile i banditi. Ma è fortissimo. Qua è dove si inchioda il gioco, secondo me. È ancora quello di prima dove... Sì, qua si inchioda il gioco. Va. Mi si inchioda tutto. Non capisco come mai. Dai, un ultimo giro. Poi guarderò di risolvere quella cosa qua. Andiamo a fare magari la... A vedere la terza fase di questi... Se arriverò mai. Perché ne ho fatto forse uno. Muori! Nah, mi confondo sempre col 4-5, questo mi sono salvato. 4 luglio, ah sì, questo l'abbiamo già fatto. No, ma perché fa così? Perché fa così? Perché fa così? E si spara, non c'è bisogno di spararmi. Lo scossone! Sono già morto da solo, ma questo se prendo la... Se lo prendo dentro direttamente lui con la bomba dovrebbe... Perché dopo muoio anch'io. Vai! Muore un... Non è morto quel maledetto. Maledettissimo. Prenditi a martellate, sì. Prenditi a martellate. Ancora, lo scossone. Però ci siamo quasi qua, eh. Non è impossibile. Vai. Per un pelino. Sempre per un pelino. Si potrebbe calcolare anche del masso gigante, ma... Tutto molto complicato. Iniziamo col colpo. Ah, questo...
come lo vedo. Vai, troppo tardi. Cazzo, ci mette 20 anni quello che fa tu. No, 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 no. Poi, perché arrivi a un certo punto che ovviamente non puoi più muoverti, eh. Mortai, qua ho fatto lo stronzo io. Qua come cazzo fai? Mi arriva la bomba in faccia a me. Posso muovere il cannone. Ah no, devo spostarmi. Interessante, molto interessante. Tutta una meccanica folle di calcolare tempi. È difficilissimo. Assolutamente difficilissimo. Ecco, se quasi sono ancora qua con lo spuntone. No, questo sono. Adesso è andato in fondo. 3. Non mi ricordo mai se sono 4 o sono 5. Oh, è morto. Però sono morto anch'io. Quindi non me lo tiene buono, probabilmente. Qua. Eh sì, buonanotte, no, 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 malissimo, terrificante. ATP, 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 schifo ATP, la prima partita che ho rifatto che è stata l'ultima volta perché è troppo divertente. Poi ci salutiamo e magari vediamo di riprenderlo per la terza e ultima parte, se riuscirò. Grande, l'ho preso! Cazzo, sono morto anch'io, perché? Ma c'è il trucco per non morire. Ok. Guarda che meccanismi folli. Che cazzo, stava... A caso... Stavo fottendo. A caso. Finiscilo! Ci provo. Qua... Vai. Finiscilo. Difficilissimo calcolare. Poi sono troppo tanti insieme. Non... Ma non fare così. Questo è quello che si blocca il monitor. No, adesso non si è bloccato. Però. Forse. Non si è bloccato, ma. 4 luglio. Ancora. No, ma perché? 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 Sì, spara, spara. Che schifo, che schifo. Vai. No, qua arrivano le bombe, cazzo. E vai in culo. niente, dai, sennò mi diventa troppo lunga. Ci ho provato con risultati pessimi come aspettavo niente di meglio. Perché adesso è diventato molto molto difficile. E niente, ci provo. La telecamera spenta, appunto, ci provo ad andare avanti. Per poi vedere magari insieme la terza fase. È stato un piacere, è stato divertentissimo. Alla prossima, ciao!